incontro molto piacevole, ma soprattutto fruttuoso, perché penso che sia una delle poche volte che i comuni si ritrovano e fanno questo tipo di discorso, a creare questa società, questa nuova società che si chiama Accademia Valseriana, e penso che sia una cosa molto, molto importante e molto istruttiva soprattutto per i bambini. L'Accademia è un progetto importante che ci siamo prefissati già da più di un anno. Chiaramente abbiamo raggiunto un obiettivo nel momento in cui abbiamo costituito la nuova società. È ovvio che da adesso in poi inizia il lavoro gravoso, perché sarà un compito difficile, ma ci aspettiamo risultati importanti, non tanto dal punto di vista delle classifiche o dei campionati, quanto dallo sviluppo di un settore giovanile che abbia un richiamo di una certa importanza. Quanti paesi e quanti ragazzi coinvolge? Ad oggi i paesi coinvolti sono 4, per un numero di circa 200 ragazzi dalla prossima stagione. L'obiettivo nostro è di ampliare il progetto ad altri paesi vicini. È ovvio che partire subito con troppa carne al fuoco diventava difficile, ma per noi questo è un punto di partenza e speriamo che altre comunità importanti aderiscano al progetto. I comuni hanno il dovere di condividere questa iniziativa. Adesso si tratterà di formalizzare con le convenzioni e quindi mettere concretamente in pista quello che è l'utilizzazione delle varie strutture, e certamente, ripeto, guardare con grande ottimismo queste iniziative che portano ad introdurre un ragionamento che vede le nostre comunità sempre più aggregate per cercare di risolvere insieme le difficoltà e offrire poi ai nostri ragazzi delle strutture migliori e delle organizzazioni che riempiono il loro tempo libero con qualità e con maggiore competenza. Noi ce la metteremo tutta per quello che riguarda le amministrazioni, per dare quella partecipazione che sarà poi necessaria anche per rendere più agevole anche il campo di calcio di Pontenossa. Ed è chiaro che occorrerà reperire delle risorse per avere un campo di calcio, specialmente la parte che riguarda gli spogliatoi, per averlo appunto all'altezza del compito che poi dovrà svolgere. Avremo più squadre giovanili, e questo sarà senz'altro un bellissimo risultato, anche perché noi vediamo, al di là dell'operazione sportiva che è importante, però vediamo una crescita proprio del mondo giovanile, dei ragazzi che socialmente stanno insieme per raggiungere degli obiettivi, ma che creano i presupposti per avere un cittadino migliore, un cittadino proiettato verso un territorio che dovrà poi contare su di lui per essere poi amministrato e portato avanti. È significativo anche questo aspetto, no? Dell'unire, ed è questa la cosa importante, il gioco alla crescita della persona, senza escludere anche l'aspetto spirituale, perché è proprio attraverso l'aspetto spirituale che questi ragazzi, forse resti in certi, con certe proposte, riescono a dare di più proprio attraverso il loro allenatore e attraverso la famiglia, che dice già che viviamo anche questi momenti di riflessione, di preghiera, che forse ci aiutano anche a essere persone più positive nello sport e in altri.